Neuromarketing di Martin Lindstrom. Questo è un libro di psicologia applicato alla vendita, a mio avviso stupendo. Racchiude uno dei più grandi studi mai fatti sul cervello umano per quanto riguarda il neuromarketing e mi sono appuntato un paio di cose da condividere con te. Innanzitutto, il libro parla di come alcuni fattori esterni, principalmente pubblicitari, influenzano le nostre decisioni senza che nemmeno noi ce ne rendiamo conto. Al contrario, nel libro viene dimostrato come davvero noi siamo colpiti da questi messaggi in maniera completamente inconscia. Dei due elementi che voglio condividere con te oggi, il primo sono i neuroni specchio. Sono quei neuroni che ci fanno immedesimare nella situazione che stiamo vivendo o nella persona che abbiamo di fronte a noi. Per spiegare cosa sono, viene fatto l'esempio di quando andiamo al cinema, guardiamo una scena commovente e piangiamo. Questo è perché i neuroni specchio ci permettono di identificarci con l'altra persona e di conseguenza provare le stesse emozioni, anche se di fatto sappiamo di stare vedendo un qualcosa di registrato, di montato, praticamente di un film. Niente di vero in quel momento, nel senso che anche se fosse una biografia, comunque è una scena registrata da attori. Per spiegare come funzionano nel marketing, viene fatto l'esempio dei negozi Abercrombie, che sono quei negozi, in Italia non hanno avuto tutto questo successo, comunque quello con dei ragazzini e dei modelli che solitamente sono all'ingresso del locale con veramente dei bei fisici, solitamente senza maglietta, e le ragazze si fermano per fare delle foto con loro. E come funzionano questi neuroni? Per i ragazzini, che sono poi il vero target di queste catene, che magari stanno passeggiando in giro, vedono questi ragazzi attorniati da belle ragazze che vogliono farsi delle foto con loro e vorrebbero essere al loro posto, entrano immediatamente nel negozio e comprano tutto quello che c'è da comprare perché vogliono sentirsi come loro e i neuroni specchio hanno fatto la loro scelta praticamente. E considerando che a quell'età non si ha ancora una personalità forte e siamo effettivamente soggetti a questi tipi di stimoli esterni, il gioco è fatto. Di conseguenza è una strategia di marketing molto importante. Questo è il primo aspetto. Il secondo elemento di cui voglio parlare è quello che tratta la pubblicità occulta, ad esempio quella che si vede nei film. E per farlo voglio leggerti un pezzo di libro. Si parla di Ray-Ban, gli occhiali, e di come le vendite fossero stagnanti da anni e non riuscirono a crescere, fino a che l'azienda firmò un contratto con Tom Cruise per un film del 1983 e, leggo, le vendite dei Ray-Ban aumentarono di oltre il 50%. Ma Cruise e le sue lenti erano solo agli inizi. 3 anni dopo, in Top Gun di Tony Scott, l'attore saliva sul suo caccia con giubbotto di pelle della Air Force e occhiali da aviatore Ray-Ban. Il produttore di occhiali da sole poté registrare un altro incremento del 40% dei suoi profitti. Dal successo di Top Gun non trassero vantaggio solo gli occhiali da sole, aumentarono anche le vendite dei giubbotti di pelle d'aviatore e aumentarono anche gli arruolati nell'Air Force e nella Marina. Questi ultimi del 500%. Il successo della Ray-Ban nel product placement si è ripetuto 20 anni dopo. Nei 6 mesi successivi all'uscita di Men in Black 2, in cui Will Smith indossava quegli occhiali, a quel punto estremamente retro, le vendite della società triplicarono, risultando pari a quelle che avrebbero potuto dare 25 milioni di dollari di pubblicità, secondo le parole di un portavoce dell'azienda. E questo ci dimostra come noi siamo inconsciamente stimolati ad apprezzare determinate cose e quindi a comprare determinate cose senza rendercene conto. Noi vediamo Tom Cruise con questi occhiali dove è un gran figo e in automatico, anche inconsciamente, vogliamo risultare così fighi e quindi compriamo gli occhiali. Ed è sicuramente una cosa molto molto interessante che a mio avviso andrebbe comunque letta. Per cui Neuromarketing di Martin Lindstrom è una lettura altamente consigliata. Non è un libro leggerissimo, ci sono tantissimi esempi, te ne ho riportati solo due, ma ce ne sono davvero tanti. E cos'altro aggiungere? Niente se non leggere questo libro, e in più ti ricordo che puoi iscriverti alle mie pillole di business via mail, tutte le mattine alle 7 riceverai una mail riguardante marketing, business e in alcuni casi crescita personale. Ci si scrive in un secondo dal sito pilloledibusiness.com, ci si cancella con un click, è gratis, per cui vai su pilloledibusiness.com e iscriviti. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ti leggo un pezzettino del retro di copertina. Perché compriamo una cosa invece di un'altra? Che cosa influenza veramente le nostre decisioni in mezzo alla valanga di messaggi che ci raggiungono ogni giorno? Queste sono le prime domande del retro di copertina e si conclude con un "I risultati sconvolgono molto di quel che si credeva su ciò che ci seduce e ci spinge ad un acquisto". Confermo che è vero, una volta letto questo libro ti renderai conto che crederai, al momento stai credendo di essere immune a qualunque tipo di pubblicità, la verità è che non è così. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!